Ciao a tutti, buonasera, sono Adriano D'Alessio, responsabile italiano di Lightwear Italia e siamo stati molto favorevoli all'invito di connessioni a partecipare alla Smart Environments qui a Fiorentino. Forse può sembrare facile, ma è stato molto complicato come diceva Marzullo, farsi le domande e cercare di darsi delle risposte. E non è semplice, nel senso ho cercato di trovare dei concetti che possano definire che cosa significa innanzitutto integrare, quindi il concetto di integrare è sempre inteso in termini tecnici, e poi capire che quando c'è veramente integrazione e che cosa deve fare l'integratore per essere veramente un integratore. Ci sono aziende che veramente inventano la tecnologia quando non c'è e sfruttano tutte le potenzialità del prodotto con le loro idee, cioè quindi con la fantasia. Prima hanno un'idea ben chiara di quello che devono realizzare e poi trovano la tecnologia per realizzarlo. Qui la cosa interessante, mi ha portato una matrice 6x2, che è anche rappresentata nel video, è una matrice, diciamo, un nuovo concetto, un concetto per noi inesplorato. Al suo interno ha una sorta di gestore di eventi, quindi di event manager, in grado di creare un'automazione. La matrice ha due ingressi HD base T, in questo caso un ingresso è stato sfruttato per collegare un trasmettitore fatto col plate, ma in realtà esistono anche delle scatole da poter utilizzare sopra, sotto il tavolo e nascoste nel tavolo, con vari ingressi che sono display port, HDMI, VGA, più audio, altre Ethernet e IR, collegato direttamente in matrice. La matrice alimenta anche il trasmettitore e un ricevitore, che è questo qui, collegato a un monitor. Questo ricevitore arriva dalla matrice passando per 175 metri circa di cavo e in full HD arriva al monitor, sempre alimentato dalla matrice stessa. Quindi il concetto è avere il prodotto che gestisce audio, video, controllo, quindi anche volendo abbassare e alzare lo schermo del proiettore, accendere e spegnere le luci della sala, e tutto in uno, semplice da usare, volendo anche senza nessun tipo di pannellino di controllo, ma semplicemente con degli eventi lanciati dal video, dall'audio, da qualsiasi cosa presente nel sistema. Sono piccole sale riunioni, più che altro dove ci sono delle conferenze, quindi un proiettore, un monitor, una postazione relatore, varie postazioni con altri ingressi che possono essere delle workstation, dei DVD, dei contenuti insomma, che uno vuole. E faccio riferimento a prodotti, diciamo, fascia bassa, fascia alta, cioè spiegare ad un utente che non è strettamente un tecnico che può portare un segnale fino a 170 metri, analizzare l'andamento della trasmissione, ad avere sotto controllo l'interfaccia, avere un'interfaccia di controllo che ti permette di valutare la qualità del segnale e tutto, questo è quello che fa la differenza. In realtà non è facile da spiegare questo, perché l'utente medio arriva, collega il PC, se tutto funziona, se non funziona non funziona. Questa è la difficoltà principale che noi abbiamo nel dialogare con l'utente finale.